Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Per il video di oggi, che non mi sono preparata in nessuna maniera, vorrei parlarvi del leggere in inglese. Lo so che si trovano tantissimi video in realtà di persone che dicono la loro esperienza sulla lettura in lingua, e questa è la mia, semplicemente, ma soprattutto vi voglio far vedere quattro libri che ho qui a casa, che ancora devo leggere, che quindi condivido con voi un po' di trame, un po' di storie, così eventualmente se vi viene l'ispirazione potrete leggerli anche voi. Allora, prima di tutto una cosa veloce: io ho studiato lingue alle superiori, ho fatto il linguistico aziendale, quindi ho studiato sia letteratura che commercio. Ho studiato inglese, francese e tedesco. Di tedesco ricordo praticamente niente, poco e niente. Non ho mai avuto modo anche di sperimentarlo, più che altro di allenarlo, ecco. Nonostante abbia preso anche un certificato che, se non erro, è il livello B1, insomma lo stesso livello del PET. Poi ho fatto francese, che purtroppo anche qui non ho avuto la possibilità di allenarmi più di tanto e finite le superiori, ma nonostante questo è comunque rimasto un po' più vivido nella mia mente. E poi ovviamente ho fatto inglese, l'ho adorato. Ho avuto una bravissima professoressa che mi ha fatto imparare ad usare il cervello, nel senso che, dato che ci interrogava su grandi quantità di materiale, io ero sempre alla ricerca del modo migliore per me per dire determinate cose, perché non potevo imparare tutto a memoria, era praticamente impossibile perché il materiale era tanto, quindi ci obbligava a sforzare la mente in modo che riuscissimo, una volta che conoscevamo in italiano qual era il senso di quello che volevamo dire, dovevamo sforzarci di trovare la soluzione migliore, o meglio la formula che noi conoscevamo per esprimere quel concetto. E questo mi ha dato un'elasticità mentale enorme, spero di essermi fatta capire comunque, e questo chiaramente mi aiuta e mi ha sempre aiutata anche nei miei viaggi all'estero. Ho sempre saputo farmi intendere e comunicare. Ho iniziato l'università di lingue, mi piaceva molto, poi ho trovato lavoro e l'ho lasciata. Io ho lavorato con le lingue, ho fatto da interprete in un agriturismo. Adesso, dopo la parentesi del negozio, lavoro effettivamente con le lingue, con ciò che ho studiato, perché sono in una ditta che commercia occhiali con l'estero, anzi principalmente vende all'estero, in tutto il mondo, dall'Australia all'America alla Cina, dappertutto, ecco. E quindi mi occupo dell'assistenza ai clienti tramite mail, quindi sicuramente tengo allenato il mio inglese tra le varie cose, insomma tra i vari compiti che ho all'interno di questa ditta, e quindi sono molto felice di questo. Detto questo, vi dico anche che io tendenzialmente non guardo film in inglese, guardo molti video in inglese, nel senso che un modo per tenersi allenati è sicuramente sentir sempre parlare in inglese. Questa è una cosa scontata e detta tante volte. Se un video mi risulta particolarmente difficile, aziono i sottotitoli, basta, questo è quello che faccio io. Per quanto riguarda le letture, ho sempre letto in inglese, ma poco, nel senso che non ho grandi difficoltà a leggere un romanzo in lingua, però come per i film chiaramente sono più lenta, e quindi molto spesso in casa, o comunque quando avevo il negozio, sono sempre circondata da tanti libri in italiano che voglio leggere e che leggo più velocemente. Non ho bisogno di avere il cellulare accanto, mentre per leggere in inglese tengo sempre il cellulare con l'app iTranslate, mi sembra si chiama, ora ve lo dico. Sì, si chiama iTranslate, e utilizzo quella praticamente, e niente, e, appunto, se trovo qualche parola in particolare che proprio non conosco e che viene ripetuta più di una volta, allora la cerco. Io leggo principalmente libri, romanzi, diciamo, di quasi romanzi rosa, ecco, tipo alla Sophie Kinsella, come dico sempre. Perché? Perché prima di tutto l'inglese è moderno, quindi io voglio mantenere allenato l'inglese che viene utilizzato adesso per il lavoro che devo fare, per quello che mi serve. E in più sono chiaramente più semplici, sono come anche quelli in italiano, è la stessa cosa, sono scritture più tranquille, senza troppi termini tecnici, senza troppi, non tanto termini tecnici, ma proprio parole più difficili che descrivono sfumature un po' particolari
sceneggiate, sia nelle descrizioni che nei dialoghi, quindi sfumature diciamo delle situazioni, ecco, un po' più particolari. Invece leggere questi libri chiaramente è più semplice, e io leggo quelli perché mi piace, mi tengono compagnia, li leggo con più facilità e intanto ho allenato il mio inglese, quindi faccio tutto. Il più grande consiglio che posso darvi è soltanto di essere curiosi, cioè quando per esempio ascoltate una canzone in inglese, se siete curiosi di conoscere il significato di certe frasi che non capite, andate a cercarlo, perché anche queste piccole cose sono sempre piccoli mattoncini che si aggiungono alle vostre conoscenze precedenti, e in questo modo una lingua progredisce. Ecco, passiamo adesso ai libri che io devo ancora leggere. Allora, il primo che vi nomino è The Night Circus, che del quale non conosco la storia, ma dato che è passato un periodo in cui guardavo moltissimi video di ragazze che parlavano di libri in inglese, mentre adesso mi capita meno perché preferisco essere incuriosita da libri che so che in Italia li posso trovare, mentre molto spesso quelli di cui sento parlare in inglese magari non li ritrovo in italiano. E comunque in quel periodo moltissime persone avevano parlato di questo libro in maniera egregia, ecco, eccellente, quindi l'ho comprato in America perché in Italia non si trova. E anzi, la commessa mi disse subito: oh, sì, è un libro bellissimo, ecco, quindi questa sicuramente è la lettura che mi incuriosisce di più. Altro libro che devo leggere è The Library at the Edge of the World di Felicity, eccetera, eccetera. Insomma, comprato in Irlanda, anche questo è un romanzo molto tranquillo, è sulla storia di una ragazza che vive in un piccolo paese all'interno del quale la sua libreria preferita chiude, e lei cerca di riscattare se stessa cercando anche di riportare in vita appunto questa libreria. Un altro trucchetto, ecco, che volevo dirvi è quello per quanto riguarda la scelta dei libri, è quello di leggere la trama. Per me tutto, se la trama è comprensibile, molto spesso anche all'interno del libro è per voi comprensibile, e chiaramente leggere la trama vi darà l'idea del tipo di libro che andate a leggere, quindi della pesantezza della narrazione, e quindi decidere se prenderlo o meno. Altro libro che mi incuriosisce moltissimo è The One Memory of Flora Banks di Emily Barr. Anche questo ho preso in Inghilterra, se non erro, sì, non in Inghilterra, in Irlanda, scusate, e questo mi incuriosisce perché è la storia di una ragazza che ha l'amnesia, quindi non ricorda mai quello che gli è successo il giorno prima, fino a che non viene baciata da un ragazzo. Da quel momento in poi, cioè lei il giorno dopo ricorda questo bacio e quindi si chiede perché, che cosa è cambiato, che cosa è successo, che la mia mente ha deciso di ricordarsi questa determinata cosa, questo determinato avvenimento. Come ho detto, quando leggo in inglese mi piace leggere queste cose qui. Infine, l'ultimo libro, e mi incuriosisce tantissimo anche questo, è The Book of Tomorrow di Cecilia Ahern, penso si dica. Comunque, questo invece l'ho comprato perché conoscevo l'autrice, anche in questo caso ne avevo sentito parlare tanto bene, e quindi ho preso questo perché questa è la storia di una ragazza che improvvisamente si ritrova a vivere da sola con la madre perché il padre è morto, e si ritrovano insomma con dei debiti, sono costrette a trasferirsi e così via, e lei che cosa fa? Nel nuovo paese dove va a abitare trova una libreria ambulante, se non erro, che dove scova un libro, un grande libro relegato in pelle molto particolare. Lo apre e che cosa c'è scritto in questo libro? Il suo futuro. Quindi non lo so, c'è qualcosa di magico e ci sono i libri di mezzo, perché non dovrebbe piacermi? Quindi anche questo è un libro che voglio leggere al più presto. Bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Ho parlato un po' all'inizio, però volevo farvi un po' rendere conto di quella che è la mia esperienza, molto semplice e molto veritiera, ecco. E niente, come sempre vi ringrazio per gli iscritti e per i commenti, e noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!